Si gioca e si conclude in queste ore a Montecatini la manifestazione Matti per il Calcio, rassegna calcistica dedicata alle squadre dei centri di salute mentale di tutta Italia. Quando lo sport diventa parte della terapia, ce la racconta Luca Cardinalini. Il calcio è passione per me, è amicizia. Grazie alla Daniela, è da tanti anni che gioco, mi applico. In che ruolo giochi? Terzino fluidificante. Fluidificante? Sì, vado avanti e indietro. Tipo Asamoah, quello di lì. Avere il suo fisico. Le squadre hanno nomi ironici e dolcissimi, turbolenti, realmente, va pensier. Ad intendere che del proprio disagio, mentale in primis, con le sue molte derivazioni, si può ridere e perfino giocare. Giocare nel senso più letterale che c'è. Io sono stato 6 mesi in depressione a casa, dormivo 16 ore al giorno, poi mi chiamavano, vieni Paolo a giocare, alla fine sono ritornato con loro, mi sono ripreso e le medicine servono fino a un certo punto, alla fine conta l'amicizia, la passione, il rapporto con gli altri, il rispetto dell'avversario. Oggi a Montecatini si chiude il sipario sulla 13ª edizione di un'iniziativa unica quanto meritoria. Matti per il Calcio, organizzato dalla WISP, una specie di finale riservato ai centri di salute mentali delle ASL di tutta Italia, che utilizzano durante l'anno lo sport come terapia. Facile a parole, molto più complicato metterlo in pratica. Le persone che cominciano a fare un'attività sportiva, diciamo, sia all'interno dei dipartimenti di salute mentale ma anche al di fuori, nelle altre squadre, cambiano, perché comunque c'è un calo intanto di farmaci, perché facendo attività sportiva molta adrenalina viene sganciata e quindi stanno molto meglio, fanno meno uso di psicofarmaci, perché questo non lo dico io ma lo dicono degli altri psichiatri, dei professori, e quindi gli fa bene, ma fa bene alla psiche. Oh, ci vediamo dopo, non ci fate tanti gol però. In che cosa serve lo sport? In che cosa serve? Beh, innanzitutto sicuramente per divertirsi, non da dimenticare il divertimento, perché se manca il divertimento manca tutto. Abbiamo dei ragazzi schizofrenici, quindi oggi magari se decidono che non hanno voglia di fare niente, non fanno niente. Abbiamo dei ragazzi ansiosi, depressi, abbiamo dei ragazzi che sentono le voci. Abbiamo, direi sì, un po' un bel misto. Si gioca tutti insieme, pazienti, operatori, medici, volontari. Con lo sguardo di uno spettatore si faticherebbe a distinguere gli uni dagli altri. Stessa maglietta, stessi pantaloncini, ruoli diversi, ma qui solo nel senso calcistico, portiere, difensori, centrocampisti, bomber. Abbattere barriere e combattere lo stigma passa anche per queste sfide a relativo contenuto tecnico ma ad altissimo contenuto umano. In queste giornate entra in campo soprattutto la gioia di vivere. Entra in campo la tecnica, entra in campo l'allenamento, la passione, ma soprattutto la gioia di sentirsi cittadini pienamente tali e quindi senza subire stigma, senza subire pregiudizi, ma semplicemente per la bellezza di incontrarsi insieme attraverso lo sport, il calcio, la pratica sportiva e sentirsi persone a pieno titolo nella comunità.